Buonasera, cari amici, è per me un grande onore partecipare all'evento di oggi come ospite del Movimento 5 Stelle pacifico e non violento, al quale sono grato per le battaglie che fa con passione civile in difesa della democrazia e dell'eguaglianza dei diritti sociali. Oggi, 23 maggio, nell'anniversario della strage di Capaci, dedico questo mio modestissimo intervento al mio amico Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo, caduti in difesa della legalità repubblicana. Un pensiero deferente a Paolo Borsellino e alla sua scorta, e consentitemi anche a mio fratello Franco, morto per mano della mafia. Onoriamo la memoria di questi difensori della legalità all'insegna della verità. La crisi economica è grave e opprime la grande maggioranza dei cittadini. La responsabilità primaria è delle maggioranze di destra che hanno governato l'Italia per 20 anni, ma oggi questa responsabilità si estende alle larghe intese. Il Presidente del Consiglio suscitò coi suoi annunci perentori la speranza che avrebbe cambiato le cose, indicò rimedi e sacrifici da sopportare. La speranza che avrebbe cambiato le cose non si è verificata. Aveva promesso la fine del cambiamento, della fine del finanziamento pubblico dei partiti, il taglio degli stipendi dei manager di Stato, l'aumento dei salari, la riduzione dell'indennità parlamentare, gli interventi per la scuola, la lotta all'evasione fiscale. Ebbene, nessuno di questi impegni è stato mantenuto da questo Presidente del Consiglio. La riforma del lavoro varata dalla maggioranza prevede maggiore flessibilità per i lavoratori, cioè maggiore precarietà. I lavoratori potranno essere licenziati in ogni momento e senza causale saranno vittima dei ricatti dei datori di lavoro. Il problema è che la legge sul lavoro è stata fatta da un ministro che fino al giorno prima era presidente delle cooperative rosse, con migliaia di dipendenti, interessato a tutelare più i datori di lavoro che i lavoratori. Ancora più grave è che delle cooperative rosse fa parte una cooperativa di Ravenna che si occupa della realizzazione del tunnel per il treno ad alta velocità, che per noi è un'opera da scongiurare per lo sperpero di denaro pubblico e la distruzione dell'ambiente. Il fatto interessa la democrazia. Il ministro deve essere imparziale, ma sorge il dubbio legittimo che questo ministro del lavoro, pur essendosi dimesso dalla carica, voglia fare il tunnel di Chiomonte di 57 chilometri per favorire amici e soci per un lavoro il cui costo è di 6 volte superiore al costo reale. Anche il ministro per lo sviluppo economico è interessato a favorire le aziende di famiglia che sono in rapporti con i grandi enti pubblici. Bene ha fatto il Movimento 5 Stelle a fare una mozione di sfiducia contro i due ministri che sono in conflitto con i principi di buon andamento e di imparzialità stabiliti dalla Costituzione. Ma il Presidente del Consiglio si è posto il problema degli interessi economici privati di cui sono portatori questi due ministri e il Presidente della Repubblica che li ha nominati. Perché non ha vigilato sui conflitti di interesse? Questi sono un inconciliabile contrasto con l'interesse generale. Sappia il Presidente del Consiglio che il conflitto di interesse è il principale strumento di corruzione, un cancro che affligge la politica da decenni. Proseguendo sul tema della corruzione, più grave è un fenomeno più grave della mafia. La maggioranza finge di non capire ed è tollerante verso la corruzione, che costa agli italiani 70 miliardi di euro all'anno, una tassa occulta sui lavoratori, tenendo invece in vita leggi sbagliate e lasciando ai posti di responsabilità persone condannate ai delitti contro la pubblica amministrazione. Il gravissimo scandalo delle tangenti dell'Expo per miliardi di euro non sarebbe mai stato scoperto dal governo
ed esploso per merito dei magistrati di Milano, ai quali va la gratitudine del Paese. Senza di loro lo scandalo si sarebbe esteso come una metastasi. Eppure i segnali del grande imbroglio erano numerosi. La Commissione europea aveva denunciato il pericolo che riguardava l'Expo e l'alta velocità. L'alta velocità che costa all'Italia oggi 27 miliardi di euro, con una spesa 6 volte superiore a quella della Francia, della Spagna e Giappone per le stesse opere. Ma l'allarme era già stato dato dalla Vigilanza, dalla Corte dei Conti, dall'Università Bocconi e dal sottoscritto in Commissione Antimafia nel 1996, senza che i governi abbiano preso i dovuti rimedi. Anzi, hanno fatto di tutto per lasciare in vita una legge sui grandi eventi che cancella le gare di appalto, danneggiando le imprese sane e aumentando le diseguaglianze. Ma gli scandali alta velocità Expo e oggi Carige si risolvono in maggiori tasse sui lavoratori a vantaggio degli imprenditori protetti. Sicché vi è una parte del popolo, dall'operaio al pensionato, dal disoccupato all'insegnante, dal carabiniere al poliziotto, che sopporta tutto il peso della disastrosa situazione. Un'altra parte ambiente che non accetta i sacrifici, anzi specula per aumentare il proprio benessere. Né si può sperare che gli evasori fiscali, i corrotti, i manager di Stato accettino spontaneamente di partecipare al sacrificio, perché non lo faranno mai, a differenza dei ragazzi del Movimento 5 Stelle che hanno rinunciato all'indennità parlamentare a favore dei più bisognosi. Occorre costringere chi ha a pagare con provvedimenti drastici, compresi i decreti legge usati invece dal governo solo per favorire le banche. Si persuadano i lavoratori, i pensionati, i giovani, le casalinghe che hanno sopportato in silenzio ogni tipo di sacrificio con dignità senza mai violare la legge. Non possono più attendere e non si accusino i senza casa, i senza lavoro e i cittadini della Val di Susa di sovvertimento sociale e di terrorismo. Essi difendono i loro diritti inviolabili alla casa, al lavoro, all'ambiente, garantiti dalla Costituzione. Solo i fomentatori di odio e i potenti interessi economici con un'informazione subalterna nascondono la verità, che è questa: l'ordine pubblico non è stato turbato se non da provocatori esterni. La Cassazione ha escluso il terrorismo nell'alta velocità. Il governo, per proteggere gli interessi dei costruttori, dia le leggi europee sui rifiuti pericolosi, per finire, non vi preoccupate, che minacciano la salute, causando la condanna dell'Italia da parte dell'Unione Europea. Ha dimostrato coraggio Beppe Grillo, che saluto con affetto, a solidarizzare con i valsusini. La democrazia è alternanza. Noi siamo grati a Beppe Grillo e a Roberto Casaleggio per aver costruito, dopo anni di consocialismo, una opposizione democratica che persegue il bene comune, fatta da giovani capaci e onesti che ci hanno riconciliato con la speranza di un avvenire migliore. E qui voglio salutare Paola Taverna, Roberto Fico, Alessandro Di Battista, Luigi Di Maio, Carlo Sipilia, Massimo Paroni, Fraccaro Riccardo, Gianrusso, Davide Bono, Sara Marcozzi. Ebbene, amiamo la loro parola, la parola di questi giovani, senza riserve mentali e il loro pensiero libero da ogni personale interesse. Ricordiamo i giovani del Movimento 5 Stelle che si battevano nell'estate del 2013 in difesa della Costituzione contro l'opportunismo dei politicanti, contro il trasformismo e contro ogni estremismo eversivo. A questi giovani, linfa rinnovatrice della nostra democrazia, chiediamo di vincere le elezioni e di vincere le resistenze delle corporazioni,
di diventare la nuova maggioranza che si impegni ad attuare le riforme di cui il Paese ha bisogno, ispirandosi il principio di eguaglianza e ridando lavoro dignitoso a milioni di cittadini. Voi del Movimento 5 Stelle porterete il vento dell'eguaglianza e della radicalità in Europa, rifiutando l'Europa delle banche e delle lobbies che hanno finanziato le imprese della camorra e della mafia, le imprese protette, e trascurando le imprese sane come quelle dei pastori sardi e degli imprenditori onesti del Veneto e di altre regioni d'Italia. Vogliamo un'Europa dei cittadini e non dei sudditi, un'Europa federale e solidale, terra di mediazione libera dall'egemonia americana e tedesca. Queste elezioni sono importanti e hanno una grande valenza politica. Questo è il momento del riscatto civile, della rivoluzione democratica. I giovani, i lavoratori, i magistrati, gli avvocati, i pensionati, i piccoli e medi imprenditori, professionisti, studenti e donne e uomini si riconoscono nelle pacifiche battaglie del Movimento 5 Stelle in difesa della democrazia, della Costituzione, e guardano adesso come una grande promessa di rinnovamento. Da voi deve partire l'esempio di attaccamento alla democrazia, l'esempio di non violenza, di onestà e di rettitudine. Per il popolo italiano ha sete di onestà, perché l'onestà è più potente della corruzione. Grazie.